Ciao a tutti, siamo qui con Mauro Stolfi e lo ringraziamo per l'intervista. Grazie a voi, ciao a tutti. Allora, prima di tutto parliamo di Show On, che è il sito per la danza della danza, che è stato presentato ieri proprio qui in fiera. Allora, volevamo dire, One More Time, l'evento che è stato presentato qui, ha in palio tre contratti di lavoro. Uno di questi è il tuo, quindi il vincitore vincerà un contratto di lavoro con la tua compagnia. Sì. Ci spieghi un attimino appunto come si arriva alla vittoria e in cosa consiste? Allora, è praticamente insomma un talent di qualità, nel senso che quando Luca Mitrano, appunto, che è un po' l'ideatore di tutto, mi ha contattato, mi ha detto: guarda, si tratta, perché io sono fuggito da una situazione che è stata interessante per certi versi, però non era proprio nelle mie corde ad Amici, sì, che feci anni fa. E questo, diciamo, che è un po' di fuori tutto il discorso polemica, eccetera. C'è, ovviamente ci saranno questi ragazzi che vengono preparati, però i ragazzi già dall'inizio avranno nel contemporaneo, quindi nella mia materia, un'attitudine molto forte, quindi devono essere ragazzi che già hanno una preparazione, una capacità, eccetera. Quindi non sono ragazzi che vengono dal nulla o comunque magari bravi solo in classico, devono avere una buona tecnica classica, devono già partire da un buon movimento, e da quello partiamo quindi per creare una serie di lavori a contatto già con la compagnia, lavoreranno a contatto con la compagnia, impareranno dei pezzi di repertorio e alla fine, diciamo, attraverso una serie di meccanismi che adesso non vi posso ancora svelare, questi ragazzi verranno in qualche modo, saranno in una serie di competizioni sane basate effettivamente sulla capacità reale di fare. E alla fine, in una puntata finale, ci sarà un vincitore per categoria, quindi nel mio caso una persona, certo, che per un anno avrà questo contratto, diciamo, con la compagnia a tutti gli effetti. Perfetto. Tu hai lavorato molto all'estero, quindi volevamo sapere appunto, secondo te, qual è la grossa differenza tra i ballerini all'estero e i ballerini in Italia? Allora, la differenza tra i ragazzi, tra i danzatori, non ce n'è molta, cioè nel senso che la danza si divide fondamentalmente in due grandi categorie: a chi va di farlo e chi dice che gli va di farlo, ma in realtà non è vero. Quindi, partendo da questa scrematura di base, diciamo, siccome poi l'Italia soprattutto è il paese di dove tutti amano la danza, però come dice un mio collega, tutti amano la danza, ma pochissimi amano il lavoro che la danza comporta. Quindi fare questo mestiere, quindi non c'è la differenza tra i ragazzi, e la differenza è tutto quello che c'è attorno, nel sistema, nel sistema di finanziamento, nel sistema di anche di, come si può dire, di sostegno generale globale che c'è attorno alla danza all'estero rispetto in Italia. In Italia è scarso. Sì, è scarso, diciamo, ci sono sostenuti degli enti lirici importanti, fondamentalmente le compagnie private sopravvivono con una fatica immensa, certo, ma perché fondamentalmente è considerata la danza, ma diciamo non c'è una sensibilizzazione da parte di nessuno, sì, quindi le persone vanno in teatro a vedere i comici, vanno in teatro a vedere i cantanti, certo, o i grandi titoli o dei prodotti derivati da Amici di Maria De, certo, Filippi e cose del genere. Cioè le persone vanno in teatro per continuare a vedere quello che già vedono in televisione, sì, questo è uno dei paradossi, insomma, sì, mentre all'estero chi va in teatro è perché vuole vedere quello che in televisione non può vedere. Quindi c'è proprio una divisione netta all'estero. Esatto, esatto. Diciamo che c'è una educazione fin da bambini nelle scuole, i bambini vengono portati, certo, nei teatri, vedono la danza, vedono le compagnie, cioè hanno la possibilità di, sì, formarsi un gusto. Certo. Cosa che qui invece il gusto è assolutamente dettato. Sì. Poi è chiaro che uno può fare quello che vuole, però diciamo che subire un condizionamento dal punto di vista culturale fin da quando sei bambino, poi certo, se mi fanno vedere in televisione solo la Coca-Cola non mi viene in mente di provare la Fanta, certo, perché vedo solo quella. Certo. Quindi qui adesso il vantaggio, svantaggio dei talent è stato in questi anni solo questo, cioè il fatto di aver contribuito a formare un'idea, un'immagine della danza che è completamente lontana da quello che è poi il sistema effettivo di lavoro, a parte il musical, a parte queste cose qui. Sean dovrebbe essere un tentativo sano di riportare così. Io me lo auguro, ho accettato anche solo esclusivamente per questo, certo, perché non sono favorevole ai talent in generale. Però è partito da un punto di vista, certo, diverso, quindi se poi sarà così, allora va bene. Certo. Quindi, visto questa risposta, io evito di farti la solita che faccio a tutti, chiedendo tornassi indietro se tu prenderesti altre strade che non sono la tua, quindi magari quella del talent, eccetera. Evito di fartela. Ma se diciamo che se nascessi in quest'era anziché 49 anni fa,
mi troverei con delle dinamiche di ora che non erano quelle di 49 anni fa, quindi una risposta che non ti può dare nessuno e chi te la dà comunque azzarda. Certo, ok. Volevamo sapere, quando fai un provino, o in questo caso quando scegli un ballerino, cos'è quello che ti colpisce del ballerino? Cioè cosa deve avere il tuo ballerino di particolare? La prima cosa sicuramente è una forza che chiamava García Lorca, chiamava il duende, e diceva quella forza che non si sa da dove proviene, però che parte da dentro, va sotto i piedi delle ballerine, lui di flamenco intendeva, e poi arriva in circolo per il corpo. Cioè è quel tipo di energia particolare, ovviamente, che non si può insegnare, non si può apprendere, che è un po' un dono, oltre dando per scontato una preparazione tecnica classica ottima, e delle doti anche fisiche, estetiche, perché non dimentichiamoci che comunque la danza è estetica pura, che poi tutti gli altri contenuti secondo me si possono vedere un attimo dopo. Certo. Allora, noi sappiamo che il mese prossimo uscirà proprio qui al Teatro di Pisa, sì. Debutterà, cioè qui vicino al Teatro di Pisa, debutterà Le Relazioni Pericolose. Volevamo sapere se, insomma, dovendo fare un promo dello spettacolo, che cosa ci vuoi raccontare? Guarda, è uno spettacolo molto complesso, ma ci siamo divertiti tantissimo a farlo, perché non trattiamo le relazioni pericolose nel senso come tutti pensano al film o al libro, no? È come non solo intrecci, intrighi amorosi, relazioni, doppie, triple, ma più che altro è un po' uno studio, se vuoi, psicologico che abbiamo fatto, perché poi è nato anche un lavoro un po' concertato certe volte anche con i danzatori, di studiare quelle relazioni che sono più nascoste, sono meno evidenti, ma sono quelle che c'è, so, anche tra amici, tra fidanzato e fidanzata, tra il padre e il figlio, tra la madre, quindi tutta una serie di piccole relazioni, e tutte le relazioni al proprio interno contengono un piccolo pericolo, un'insidia, oltre gli aspetti positivi, certo, sia chiaro, insomma. Certo. Però ci possono essere, quindi abbiamo soltanto cercando di lavorare evocando delle atmosfere che possano aiutare, ecco, emozionalmente ad entrare in questo stato. Non abbiamo voluto affrontare quel tipo di relazione pericolosa piuttosto, certo, che quello. Perché quando la danza diventa didascalica, secondo me diventa noiosa, sì, almeno dal sì, mio sì, punto di vista. Siamo d'accordo. Bene, allora ringraziamo Mauro per essere stato qui e buon proseguimento di fiera. Grazie mille. Grazie a voi, ciao.